Ed eccoci qui, buonasera a tutti da Bruno Bellini, direttore di lifestyleblog.it. Siamo pronti per questa prima puntata, questo primo esperimento web ai tempi del coronavirus, se vogliamo della quarantena, una sorta di esperimento di diretta con questo nuovo format che si chiama appunto Metti una sera a cena. E come prima puntata abbiamo deciso di collegarci con un nostro caro amico Claudio Guerrini, che avremo tra poco in linea. Quindi dicevamo che questa è una sorta di esperimento, una sorta di prima volta appunto con questo nuovo programma che si baserà su varie puntate. Ci saranno diversi ospiti, diversi protagonisti ogni sera, per cui cercheremo di farvi compagnia in queste giornate un po' così, un po' da clausura forzata per molti, e siamo in attesa ovviamente di collegarci con Claudio Guerrini. L'avevo visto poco fa in diretta, adesso non lo vedo. Ci sei, Claudio? Quindi, ricapitolando, per chi si fosse appena collegato, siamo in diretta sulla pagina Facebook di lifestyleblog.it. O sul mio profilo personale Bruno Bellini, ovviamente. Vediamo un attimo, qualche difficoltà nel collegamento, non so. Intanto, ecco, se ci sono domande da fare per il pubblico da casa che ci sta seguendo, potete interagire con noi commentando qui sotto. Noi cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande, le vostre curiosità. Vediamo un attimo. Buonasera Claudio, ci sei? Eccoci qua, Buonasera a Claudio. tutti. Buonasera a tutti, Sì, passiamo in siamo online. già in diretta. Buonasera Claudio. Allora, come vi anticipavo poc'anzi, abbiamo qui un affermato conduttore radiofonico, televisivo e adesso anche scrittore. Sì, ma un impedito a collegarsi su questa piattaforma. Adesso risolviamo, È il tranquilli. bello. Intanto buonasera a tutti e grazie Bruno, grazie Lifestyle Blog, grazie per questa diretta, ecco qua che probabilmente adesso risolveremo in qualche modo. Attenzione. Pronto? Ah, eccoci. Ok, ciao. Benvenuti, benvenuti. Sì, grazie. Adesso anche scrittore. Io ho finito la radio in diretta alle 7, alle 9 la mia diretta Instagram, però per Bruno Bellini ho fatto le corse. Perdonate il termosicolato. Cercheremo di finire molto prima, anche perché comunque hai già anticipato quello che è il tuo format che sta andando in onda in questi giorni in quarantena su Instagram con diversi ospiti illustri. Ieri, per esempio, ho seguito la tua intervista con Paolo Genovese. Insomma, un bel intrattenimento anche serale. Sì, beh, devo dire che i primi giorni, quando ho cominciato, era un po' un esperimento ed era un modo per tenere compagnia a me stesso e anche alle persone che dovevano rimanere a casa, quindi era un modo per intrattenere e per trattenere me e gli altri. Poi piano piano la cosa ha preso piede, abbiamo avuto un sacco di visualizzazioni, mentre all'inizio dovevo chiedere io e pregare in ginocchio le persone di partecipare, adesso insomma c'è molto più entusiasmo. Sono arrivati, che ne so, da Marco Liorni, appunto a Paolo Genovese, a Beppe Convertini, a tanti colleghi anche di tante altre radio. Per esempio, questa sera ho Albertino, alle 9, Albertino di Radio DJ, insomma sarà un bel confronto, un bel incontro. Domani ho Roberta Lanfranchi, la mia collega di radio. Insomma, tutte le sere c'è qualche personaggio, Dario Ballantini, domenica. Insomma, abbiamo tanti, tanti personaggi interessanti, tante storie belle da raccontare, perché poi la quarantena ci ha fatto un po', no? Anche diciamo, forse anche un po' migliorare e ritemprare la nostra creatività. Stiamo più a casa, pensiamo, riflettiamo, forse abbiamo qualcosa di più interessante da raccontare. A proposito di quarantena, riposo forzato, una domanda di rito è come stai tu innanzitutto? No, io sto abbastanza bene, insomma, qualche problemino dovuto alla staticità, sento un po' il bisogno di muovermi, ecco, oggi sono andato a fare la spesa, mi sono rifatto una passeggiatina, insomma, è una cosa che ogni tanto fa bene, mi manca di camminare, ero abituato a camminare molto, cerco di fare sport a casa,
ovviamente io sono abbastanza solitario, quindi non temo, diciamo, la solitudine, ho tante cose da fare appunto per me stesso, sto mettendo appunto anche altri progetti, però certo l'abbraccio di un amico, insomma un aperitivo insieme, una cena con una persona cara, quelle sono cose che mancano tantissimo e credo mancheranno ancora per un bel po', purtroppo, caro Bruno. Noi non ci vedremo in Puglia per un po' ancora. Abbiamo fatto in tempo per abbracciarci a Sanremo. È vero, gli ultimi abbracci sono stati quelli sanremesi. Sembra passata effettivamente un'eternità. E ricordi, cioè, Bugo e Morgan sembrano più lontani del Quartetto Cetra e dei Ricchi e Poveri. Cioè, sembra 50 anni fa. Cioè, pensa che l'anno scorso, pensavo di questi tempi, parlavamo tutti di Mark Caltagirone e Pamela Prati, ragazzi. Quanto sarebbe stato bello riparlare di un altro matrimonio di Pamela Prati, e invece purtroppo parliamo sempre di una cosa ben più triste. Io pensavo di aver toccato il fondo l'anno scorso, invece no, purtroppo ci aspettava di molto peggio. Purtroppo. A proposito di clausura, tu stai trasmettendo da casa, giusto? Guarda, sicuramente non sono gli studi galattici di A3DS quelli che vedi alle mie spalle. Sì, da casa, sono qui insomma in zona Prati, a Piazza Mazzini, un appartamentino che doveva essere il mio appoggio romano, invece è diventato la mia sede 24 su 24, quindi mi sento un po' stretto, sono abituato a spazi più larghi, ma siamo anche su Facebook, vero? Ma siamo anche su Facebook? Sì, ma Facebook, perché? Dimmi. Ah, no, ma io posso condividere, scusami, posso condividere certo, questa diretta? Sì, perché non la trovo su Lifestyle Blog questa diretta? Perché non la trovo? E sia su lifestyleblog.it che su Bruno Bellini. Io non la trovo su Lifestyle Blog, adesso scusatemi, ma mi piacerebbe condividerla con più... Ah, eccola qua, video in diretta. Scusate che la condivido, almeno sul mio canale, mi farebbe molto piacere. Condivido, eccola qua, la condivido e vai. Intanto prego, fammi la domanda successiva, se no sembriamo due che non sanno cosa fare nella vita, prego. Abbiamo parlato di radio, ecco, ogni pomeriggio accompagni per diverse ore i radioascoltatori italiani, un programma di successo al fianco di Roberta Lanfranchi, al fianco in questo momento virtualmente, noi abbiamo avuto anche il piacere di vederti live lì a Roma. Come ti trovi in questa nuova, no in questa nuova, in questa esperienza radiofonica? Questa distanza? Beh no, sì. Beh, ormai questa la sperimento da 2 anni, tu lo sai, io oggi, tu giustamente da intervistatore devi far finta di nulla perché devi chiedermi tutto, ma io l'anno scorso e l'anno prima avevo già sperimentato questo metodo con questo apparecchietto che si chiama Comrex, perché essendo stato inviato della prova del cuoco di Buona Sapersi per due stagioni intere, io ho trasmesso facevo la diretta la mattina per Rai 1 e il pomeriggio io mi richiudevo in albergo e mi collegavo con la radio. In realtà questo è il terzo anno che trasmetto a distanza da Roberta Lanfranchi, perché tutto sommato, insomma, da settembre a maggio sono stato fuori in giro per l'Italia per la Rai, e quindi ho trasmesso a distanza sostanzialmente. Meglio a casa propria che in giro negli alberghi, insomma, questo sicuramente sì, però ormai non tornare in radio, ormai la radio non la vedo più. Immagino, ti manca Roberta? No, nel senso che no, sì. No, scherzo, anche perché no, figurati. No, sai, la radio è una cosa veramente che la cosa bella della radio, ne parlerò anche con Albertino, come ho parlato i giorni scorsi con i miei colleghi di altre radio e della mia stessa radio, ho fatto dirette con Sergio Friscia, Giovanni Verne, ci siamo divertiti molto. La radio, io l'abbiamo sempre immaginata molto versatile dal punto di vista dell'ascoltatore, no? Abbiamo sempre detto la radio non morirà mai perché la puoi ascoltare dappertutto, in macchina, nella cuffietta, adesso con l'app, al negozio, mentre studi a casa al PC, e ci siamo resi conto invece da qualche anno che la radio si può anche fare dappertutto, e quindi davvero è incredibile che tu vai in tutta Italia ad accompagnare 5 milioni di persone, come quanti sono gli ascoltatori al giorno di RDS, con un affaretto collegato a internet, poi sostanzialmente, come stiamo facendo noi adesso, anzi, è più complicato fare una diretta a Facebook che una diretta su RDS. Quindi è veramente... mi manca Roberta, certo, che mi manca la risata che ci facciamo guardandoci in faccia, mi mancano le storie che facevamo mentre andavano le sequenze mixate, facevamo gli scemi, però sostanzialmente è un metodo interessante, ragazzi, poi non ce lo nascondiamo. Per chi come me vive a Roma, a Milano e magari... certe volte ci mette un'ora per arrivare negli studi e un'ora per tornare a casa, insomma, finire la diretta e trovarsi già a casa è un risparmio di tempo clamoroso.
Immagino, immagino. Bel appuntamento quello pomeridiano, dove si nota anche una certa complicità tra i conduttori, anche a distanza, ecco. Questo forse a tuo avviso può essere il successo del tuo programma? Beh, la cosa più bella è questa, quando gli ascoltatori, anche mia madre, per dire, che mi ascolta da 20 anni, da sempre, mi dice: ma lo sai che io non capisco quando ascolto radio se stai lì con Roberta o no? E questo è buon segno, vuol dire che ormai riusciamo a capirci talmente bene, ecco perché intendevo dire, ecco, forse l'hai detto meglio tu, perché non mi mancano dal punto di vista professionale alcune cose, perché comunque riusciamo a ricreare la stessa complicità anche non vedendoci, anche non stando a fianco. Pensa che poi molte altre coppie, molti miei colleghi che stanno trasmettendo a distanza, usano Skype, cioè si vedono, si guardano, non bisogna vedersi. Io per privacy, siccome trasmetto in mutande, mezzo nudo, siccome durante le sequenze mixate lavo i piatti, mi citofono a globo e poi porta la roba a casa, allora preferisco non far vedere tutti i cavoli miei, e allora noi non ci vediamo neanche così, come io e te, non ci vediamo neanche in video. Però ecco, apriamo il microfono e andiamo in onda a occhi chiusi, sostanzialmente. Questo è buon segno, vuol dire che tra me e Roberta quasi non c'è, sembra una cosa brutta, ma non c'è bisogno di stare vicini. Infatti, professionalmente è davvero una grande bella cosa. Abbiamo parlato, ecco, del presente, il passato. Come è nata la tua passione per la radio? Come hai capito che questo sarebbe diventato il tuo lavoro? Come è iniziato? Ma tu dove sei, Bellini? Scusami, perché adesso vedo un microfono professionale. Dove? A casa, Monopoli, in provincia di Bari. E ti sei... Sì, lo so, a casa tua dove abiti, ma ti sei messo il microfono professionale? Cioè, io che lavoro a RDS e sto con questo affaretto qua, tu che stai a casa tua e stai col microfono che sembra Rai 1 HD. Bravo, vabbè, bravo. Era il minimo. No, basta, cioè, devo dire, un'intervista che c'è, cioè, manco Mollica ai tempi storici. Mi chiedevi, scusa, no, beh, è meraviglioso vederti così. Io sembro John Travolta 50 anni dopo Chris, tu invece sembri un pischello appena uscito, vedi, con la camicettina allegra. Spero che non sei mutande, come ci ha detto prima. Beh, adesso l'importante è il mezzo busto, ragazzi, adesso il resto è all'immaginazione delle tue fan. Scherzi a parte, allora, abbiamo parlato appunto del presente radiofonico, il passato, la domanda era appunto legata a com'è nata questa tua passione, che poi è diventata un lavoro, quando hai capito che sarebbe diventata la tua... Tu stai facendo la stessa domanda che io ho fatto a tutti gli ospiti del mio libro, praticamente, sostanzialmente, sì. Cioè la prima volta. Beh, l'ho raccontata nel libro, infatti, la mia prima volta. È attraverso un amico di un amico di un amico... Ho fatto un provino in una radio locale, io già mi allenavo a casa, registravo le cassettine, facevo tutti i miei programmi, alzavo il volume, abbassavo il volume, facevo già il DJ a casa mia. Quando è capitata questa occasione di una piccola radio romana, ero già preparato, perché già sapevo tutto, ascoltavo tutte le radio dalla mattina alla sera, ero fissato, quindi avevo già il linguaggio radiofonico. E mi ricordo che il proprietario di questa radiolina disse: ma sembra che tu faccia già radio da tempo. In realtà la facevo a casa mia. E questo è il consiglio che do a tutti, poi, quello di provare tanto, di provare. Adesso abbiamo anche gli audio WhatsApp, no? Troviamo un amico, una cavia che magari non gli rompi troppo le scatole. Facciamoci un po' di minuti di WhatsApp vocali, ce li riascoltiamo e facciamo finta di fare la radio. Io credo di avere ancora delle cassette a casa che non ho il coraggio di riascoltare con quei primi provini. Avevo una voce ridicola e dicevo cose ridicole, perché non facevo all'inizio altro che copiare i DJ più conosciuti, che in quegli anni trasmettevano tutti con la voce impostata. Qui c'è un sacco di cassette piene di: ciao ragazzi, sono Claudio Guerrini, alzavo la musica, la riabbassavo, e questo è il nuovo grande successo di Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, tra poco pubblicità. Era una roba terrificante, però a forza di farlo, piano piano, insomma, un po' sono migliorato da quell'epoca. Poi, okay. Quindi, fino ad arrivare a RDS, nella quale militi da... Quanti anni? Ma più di 15 anni, ragazzi, quasi 20 anni. Caspita. È l'unica cosa costante della mia vita. L'unica cosa costante della mia vita è RDS. Tutto il resto è stato tutto un girar di palle, diciamo così. No, nel senso buono, cioè di belle palline, tutte colorate, con tanti personaggi, amici, donne, parenti, eccetera. Per RDS lì è un monolite presente nella mia vita da tempo. Evidentemente ci siamo trovati bene tutte e due, io con lei e lei con me, insomma, quindi finché si va d'accordo, perché lasciarsi? Poi nella vita non si sa mai. Hai parlato di radio, c'è stata anche un po' di TV nel tuo recente passato, con La Prova del Cuoco, e poi sì. due
prima buona sapersi. Buona sapersi l'anno prima e l'anno dopo La parola del cuoco, così sono state insomma, le mie prime 2 stagioni, chissà, forse anche le ultime a Rai 1, e sono state molto belle. In realtà prima Rai 1 la frequentavo soltanto come opinionista, insomma, ogni tanto La vita in diretta, insomma, nei programmi così, poi Cantare Soardi, che ho sempre ammirato, che è una delle conduttrici che mi è sempre più piaciuta in assoluto. Poi ho scoperto che lei mi ascoltava spesso alla radio, quindi lei stimava me, io stimavo lei, e per 2 anni non ci siamo lasciati. Poi quest'anno un po' per me sono stati molto complicati i 2 anni da gestire tra TV e radio insieme. Un po' la formula anche della Coppa è cambiata, e da buonissimi amici ci siamo per il momento lasciati, ma con la promessa di riprenderci da qualche parte. Quindi non è detto che con Elisa non si torni a fare qualcosa insieme. Lei me l'ha detto, io le ho detto che ci sarò. Ti manca un po' la TV adesso oppure stai... No, no, manca assolutamente. Ero arrivato, devo dire la verità, dopo 2 anni di radio e televisione insieme in diretta, girando l'Italia tutti i giorni, ero molto stanco, quindi avevo bisogno di un pit stop, lo ammetto, cioè. O avrei dovuto fare una scelta e mi dispiaceva lasciare la radio, naturalmente. E quindi ho preferito al momento, concordandolo con Elisa e con la sua, insomma, con la sua squadra, di fermarmi un attimo. Adesso ci sono delle. Adesso, proprio questi giorni, stiamo lavorando su dei progetti televisivi. Ce ne sono 2 molto interessanti. Non so quale prima andrà in porto, dipenderà anche da come andrà questa quarantena, dalle regole Chiaramente che si. No, non diciamo nulla. no, diciamo nulla, però insomma dipenderà molto anche da quando si potrà cominciare proprio a girare, quindi a avere uno studio, eccetera. Però insomma sì, mi manca la TV, certo che manca. La TV è un modo diverso di esprimersi dalla radio, ti dà delle opportunità diverse, né migliori né peggiori, semplicemente diverse. Ed essendomi ormai abituato da qualche anno ad avere insomma questo doppio binario, parlare di cose interessanti, magari diverse da quelle che si possono raccontare in radio, sì, mi piacerebbe molto, soprattutto cercando di magari fare qualcosa più nelle mie corde, che sia più e adesso ci stiamo arrivando, quindi probabilmente l'anno prossimo si arriverà a Dama. Incrociamo le dita per te. Ho Grazie. parlato di affermato conduttore radiofonico, televisivo e adesso anche scrittore. Io ho qua il tuo libro Regalo Sanremese che conservo con grande piacere. Sì, grazie. Sto completando la lettura ancora tra le varie Grazie. cose. Così sembra la Divina Commedia, che è cominciata a febbraio, siamo a maggio ancora, niente. Però insomma, no, va bene, ti sta piacendo. Di tu, che cosa ti piace del libro? O che cosa non ti piace? Vai tranquillo. Io, vabbè, come molte cose, leggo anche i quotidiani, ad esempio, dalla fine. Mi sono soffermato, oltre forse per il titolo, C'era una prima volta, Claudio Guerrini, mi è piaciuta molto la parte finale dedicata a Giuliano Sangiorgi, nostro caro amico, una grande persona, ecco, molto, molto umano, ecco, anche quando abbiamo consegnato i Lifestyle Awards. Era proprio sembrava che ci conoscessimo da una vita, proprio perché gli abbracci, l'affetto veramente indescrivibili. Quindi ho iniziato dalla fine, come capita con i quotidiani, per leggere di solito la parte sportiva, il tuo Certo, però libro. se compri i gialli di Agatha Christie, non cominciare dalla fine, sennò è inutile. No, Così, questo alcuni, diciamo. non tutti i libri si possono leggere dalla fine. Questo invece è un libro che si può leggere a parte, a Sì, varie. perché ci sono varie storie, vari personaggi, sono capitoli, potete scegliere da dove cominciare. Potete anche saltare la mia prefazione e andare direttamente dalle storie dei personaggi, insomma. Cioè, no, è vero, cioè, ognuno ha le sue storie preferite, e quindi ci sono le storie di come sono partite le carriere importanti di tanti personaggi, di come sono appassionati al loro lavoro, a quello che è diventato il loro lavoro, a quello che è diventato insomma un mestiere, quindi come Enrico Mentana ha cominciato leggendo i suoi primi TG a 26 anni su Rai 1, come Giuliano Sangiorgi nel suo paese Copertino ha cominciato a fare il primo concerto quando era un chitarrista e non voleva minimamente cantare perché non odiava la sua voce, pensate un po'. Noemi con il suo primo singolo, quando ha capito che aveva successo perché l'ha sentito dalla radio. Paolo Genovesi, il regista, che vinse in modo molto rocambolesco il suo primo premio importante al Festival di Locarno in Svizzera. Sandra Milo, che a 7 anni si è innamorata per la prima volta.
Virginia Raggi, il sindaco di Roma, la sindaca di Roma che ha dormito per la prima volta in Campidoglio e non si potrebbe nemmeno, addirittura pensa che quell'anticipazione è andata a finire su alcune agenzie di stampa londinese, ha fatto il giro del mondo quella notizia. Insomma, tante storie particolari, alcune divertenti, alcune simpatiche, alcune commoventi. Su cosa ti sei basato per la scelta dei protagonisti? Su chi mi ha detto sì. Ah, ok. È un po', sai, queste cose vai un po' a strascico, come con le donne quando sei disperato, no? Butti lì l'amo e dici qualcuno arriverà. No, scherzo, naturalmente sono partito da persone che conoscevo bene che erano conoscenti di miei amici e quindi sono partito da loro. Giuliano lo conoscevo personalmente, Dario Ballantini, Enrico Mentana, naturalmente, Noemi. Qualcun altro ci sono arrivato attraverso, come Giovanni Malagol, presidente del CONI, attraverso un mio amico. Si parte così, anche perché il primo libro tu non hai, no? un background come scrittore, e quindi ti dicono sì, vabbè, Guerrini, sì, ti sentiamo alla radio, ok, sei simpatico, ma che vuoi, che ti metti a scrivere, che è sto libro, che è sta cosa? Poi invece quando gli ho spiegato, insomma, di che si trattava, alla fine ho ricevuto quasi tutti sì, devo dire un paio di no, ma per questione di tempo, perché poi il libro doveva essere chiuso e non abbiamo fatto tempo a mettere due grossi personaggi, ma probabilmente ci sarà una seconda serie, quindi Ah, ecco. con nomi altrettanto importanti. Sì, avrei chiesto se ci sarebbe stata una seconda edizione, quindi... Una seconda edizione, se si dice così, la serie quella è House of Cards. Sì, no, una seconda edizione con una serie, intendevo dire una serie di nuovi personaggi, quindi sì, credo di sì. Adesso, per assurdo, avrei tanto tempo in quarantena per cominciare a scrivere, ma non ce la faccio, ho bisogno di riuscire di casa per ritrovare un po' di ispirazione. Quindi... Quando finirà questo periodo, probabilmente ricomincerò a scrivere anche. Ecco, abbiamo parlato della fine del libro, a me ha molto toccato l'apertura del libro, una dedica speciale per tuo padre, che raccontavi a casa Sanremo, non immaginava mai potessi scrivere. Sì, questa cosa poi ogni volta che sento parlare di papà, del mio caro papà, ovviamente mi vengono i brividi, mi fa sempre un po' di fatica, però sì. Sì, l'ho dedicata a lui, vabbè, primo perché ovviamente è la persona che è mancata da un po' e non dimenticherò mai, è la persona che per assurdo mi ha anche avversato di più sul mio lavoro e quello che non ci credeva e però che mi ha dato proprio per rispondere a lui, per dimostrare a lui che invece ce l'avrei fatta, ho raddoppiato gli sforzi, quindi mi ha dato comunque con i suoi contrasti, mi ha dato la forza per insistere e continuare, quindi comunque gli devo dire grazie anche per questo, e poi perché lui è stato quello che da sempre mi spingeva a leggere, 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 devi leggere, fai quello che ti pare, fai il lavoro che vuoi, mettiti pure a fare lo scemo in discoteca, mi diceva, ma leggi perché non ti basta la laurea, non ti basta il diploma, la cultura e l'esperienza te la fai soltanto leggendo. Mi ha consigliato anche dei libri che poi effettivamente ho letto, e quando ho finito di scrivere il libro ho pensato subito di dedicarlo a lui, perché ho detto, pensa papà, tu mi dicevi tanto di leggere e non crederesti mai, essendo uno che era refrattario da piccolo a leggere, addirittura mi ricordo che mia madre mi pagava per leggere da quando ero piccolo una pagina mi dava non so quanto, mi dava a pagina pur di farmi leggere, quindi l'idea che io sia addirittura arrivato a scrivere un libro, credo che insomma se l'ha saputo gli avrà fatto molto molto piacere e si sarà sorpreso sicuramente. Moltissimo. Ne sono convinto. Concludere, allora ci siamo quasi nell'orario prediretta, così in modo da prepararti per la tua prossima diretta su Instagram. Ricordiamo ogni giorno l'appuntamento dalle 21 su Claudio Guerrini Official, poi dalle... mentre per l'appuntamento radiofonico invece dalle 16 alle 19. Alle 4. In questo periodo abbiamo, se partiamo un'ora più tardi, perché insomma gli orari delle persone si sono un po' modificati e quindi tutta la radio è slittata di un'ora per venire incontro insomma ai nuovi bioritmi degli italiani, in attesa poi credo presto di tornare all'orario consueto delle 3. Mentre il libro lo troviamo, ricordiamo un po' così per chi fosse interessato a rivedere, perché una puntata che andrà anche in podcast sarà ancora presente sulla pagina Facebook di lifestyleblog.it. Chi ragazzi, metti una sera a cena di Bellini. Non si può perdere questo format, ragazzi. Non dico la puntata di Guerrini, che è quella con l'ospite più sfigato, ma tu chi stai sentendo in questi giorni? Parlami dei tuoi ospiti, chi altro c'è? Chi altro c'è? Abbiamo iniziato con te, quindi la fortuna di Sì, questo sono il format. primo. Sì.
Cioè, io sono il primo, ragazzi, allora bisogna festeggiare con il libro. Beh, meraviglioso, quindi chi verrà dopo di me non potrà che essere più fortunato di me, più conosciuto di me. No, c'era una prima volta, tutti i proventi vanno, ci tengo tantissimo a dire che vanno alla protezione civile, a chi sta rischiando la propria vita per salvare la nostra, ancora tuttora, perché non è finito nulla, ragazzi. Non pensiamo che da lunedì prossimo si esce, ci si diverte. Mi raccomando, distanza e mascherine, perché il rischio che riparta tutto è fortissimo. Quindi la protezione civile e tutti quelli che stanno dando una mano contro il coronavirus, medici e infermieri, a loro andrà il ricavato di C'era una prima volta. Si trova nelle librerie che adesso stanno riaprendo, si trova su Amazon, sul sito della casa editrice Roggiosi, quindi roggiosi.it, su IBS, insomma su tutte le piattaforme online, anche su Media Store, insomma su tutte le piattaforme più importanti. Metti una sera a cena, cosa si mangia stasera a casa Guerrini? Casa Guerrini, ragazzi. Casa Guerrini, se ci sono 20 persone. Guarda, la cucina è abbastanza, diciamo così, frugale, come vedi, è sufficientemente... No, la cucina di Claudio Guerrini. Esatto, il letto non ve lo faccio vedere perché sembra che abbia fatto un'orgia, invece ci dormo da solo, però non ho avuto il coraggio di... No, beh, non si vede, meno male, è impallato da questo separé. No, stasera, guarda, siccome oggi sono andato a fare la spesa, dopo un po' di giorni, credo che stasera mangeremo un bel piatto di tortellini che la sera, insomma, fanno bene. E poi sicuramente... Ah, stasera c'ho salmone affumicato, ragazzi, una cosa che molto veloce, perché io fino alle 10 sto in diretta poi su Instagram. Poi sai, le telefonate, i commenti, le cose, vado a finire alle 11, quindi anche mi posso mettere a fare i cenoni di Capodanno. Insomma, ti ringrazio. Arrivano dei saluti dalla Sicilia, c'è anche un mitico Claudio appena arrivato, proprio prima che concludesse. Martina, ciao, è che mi sono collegato tardi con Facebook, scusatemi. Ciao Martina, mitica Martina, che tra l'altro mi segue sempre, io la seguo sempre ma non ci siamo mai conosciuti. Martina, prima o poi ci incontreremo da qualche parte, finita sta quarantena. Perfetto Claudio, io non posso che ringraziarti per la disponibilità, è un onore averti come primo ospite. Ma figurati, sono cose che faccio volentieri, poi se mi dai la mail per la fattura ne parliamo più tardi. Va bene. Dai, anticipiamo un po' di ospiti, dai, no, facciamo un po' di promo, chi ci sarà i prossimi giorni? Allora, ripartiamo domani con Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa. Con la salutamela! Ah, ok, avevo anticipato che oggi la puntata numero uno sarebbe stata con te. Domani parleremo con lei degli aspetti psicologici, ecco, legati a questo periodo, quindi analizzeremo un po' le varie situazioni, sicuramente comportarsi e tante altre curiosità. Come evitare di assassinarsi in casa durante la quarantena, diciamo. Esatto, sono ancora... Manteniamo la calma. Tu con chi vivi, Bellini, con chi vivi? C'è lei, c'è? Sì, è di là che ci segue. La possiamo salutare, sì? Certo. Ciao, cara. Ah, ci sta seguendo? Sì, un bacio. Sì. Non dico chi è per privacy, però lei lo sa. È una delle fidanzate di Bellini. C'è quella della quarantena, c'è quella... Però, anzi, Bellini è un Latin lover. Guardate, guarda, uno che va in giro con queste camicie non può che essere un grande acchiappatore. Guardate poi che microfono, che postazione seria. Bravo, Bruno, bravo. No, a parte gli scherzi, Bruno è un mio carissimo amico, gli voglio un sacco di bene, e seguite tutte le notizie su lifestyleblog.it perché è un sito sempre aggiornato e fatto con intelligenza, è fatto molto bene da Bruno che gli dedica un sacco di tempo e ci crede da tanti anni, ed è un sito che è cresciuto molto, quindi vi invito a seguirlo perché c'è sempre qualche notizia interessante, da quelle più leggere a quelle un po' più serie, quindi se mi permettete andate a trovarlo anche lì. Ti ringrazio anche per questo, poi la fattura, giusto? La voce a parte. La fattura con l'aggiunta, poi l'addendum. E se volete, tra mezz'ora sono su Instagram in diretta con Albertino, ragazzi. Insomma, è un bel confronto con un collega che stimo, uno tra quelli che stimo di più da sempre. Poi sai, io sono un vecchio discotecario, quindi il DJ Time di Albertino lo sentivo sempre con molto piacere. E domani sera con Robertino Lanfranchi, insomma, ci vedremo anche qua. Poi tanto altro. Bruno, ci vediamo presto. Appena riaprono i confini regionali, la Puglia, lo sai, è una delle mie regioni preferite. Credo che dopo il Lazio e la Lombardia, che sono le regioni dove vivo, la Puglia è la regione dove sono sempre andato di più, volentieri. Speriamo quest'estate di fare in tempo. Ti aspetto nel mio trullo. Bellissimo. Detta così è un po' preoccupante, però grazie. Meno male che è fidanzato. Grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie a Bruno, grazie a Lifestyle Blog e buona quarantena, resistete, vi prego, resistete, non facciamo cavolate.
perché se i contagi non si rialzano tra un mesetto, forse torniamo quasi alla vita normale. Grazie ancora Claudio e buona serata. A te buon lavoro, in bocca al lupo per mettere la sera a cena. Grazie a tutti coloro che ci hanno anche ascoltati, appuntamento sempre dalle 20 su questa pagina. Grazie e buona serata.